grazie di essere qui al Jobbing Fest, questa prima edizione che in maniera così sperimentale parte proprio da Potenza oggi e da Matera domani. Io sono Vito Verrastro, sono un giornalista, mi occupo di tante cose, tra cui un programma radiofonico che si chiama Lavoradio. Accanto a me c'è Laura Gramuglia, una DJ di Radio Capital che ha trascorsi anche in Radio DJ. Avete ascoltato fin dall'inizio un po' di musica. Non siamo al solito incontro, al solito convegno, siamo un po' ad una festa che abbiamo voluto immaginare, ora ne parleremo con Laura, come un incontro per dare dei messaggi a tutti noi, dei messaggi che parlano del futuro, del lavoro, di quello che verrà. Voi siete in quinta, siete allo sbocco e all'incrocio tra l'università, non a caso siamo qui nell'Ateneo della Basilicata, che è un contenitore culturale di eccellenza della nostra regione. Siete all'incrocio tra l'università e il mondo del lavoro. Laura, e allora? Allora, buongiorno a tutti, grazie ancora per essere intervenuti. Siete davvero molto molto belli con la maglietta del Jobbing Fest. Siete molto belli, mi fate anche un po' di invidia, perché io invece sono vestita di nero, adesso se riesco a ricordarmi dove l'ho messa vado subito a mettermi anch'io questa maglietta che mi piace tantissimo. Allora, grazie per essere qui, adesso vi raccontiamo un po' quello che accadrà in questa giornata. Ci saranno dei tempi veramente molto molto rapidi, per cui vedrete tante persone che si alterneranno esattamente qui su questo palco per parlarvi di cose altrettanto interessanti. Io stessa non le conosco tutte, per cui sarà un piacere per me conoscerle, scoprirle insieme a voi, e ascolterò quello che ci diranno. Allora Vito, facciamo un breve passo indietro per raccontare ai ragazzi che cos'è il Jobbing Fest e come nasce, come ti è venuta questa idea, secondo me vincente. Anzi, ne approfitto per ringraziarti, perché sicuramente se non fosse stato per te oggi non saremmo qui, per cui grazie Vito. Grazie, grazie a tutti voi. L'idea è nata un po' al termine di un percorso di un anno di Lavoradio, questa trasmissione che parla del lavoro che c'è o che si può inventare. Siamo bombardati di messaggi negativi, i ragazzi se guardano il TG, aprono e leggono un giornale, siamo invasi da notizie negative che ci dicono che c'è una crisi immensa, senza fine, con disoccupazione, tagli, un futuro buio. Allora, tutto questo è vero, non lo neghiamo, ma è una parte della verità. C'è un'altra parte della verità che noi vogliamo andare a scoprire, l'abbiamo scoperta in Lavoradio e la scopriremo in Jobbing Fest. C'è una parte di giovani come loro, qualche anno in più, che decidono di mettersi in gioco, di provare a fare impresa, di provare a inventare profili professionali strani, innovativi, senza paura di sbagliare, senza paura di fallire, perché la paura del fallimento appartiene un po' alla nostra cultura italiana, non a quella statunitense. In Silicon Valley, ne avete sentito parlare sicuramente, dove ci sono le migliori start-up del mondo, si dice che se non hai 3 fallimenti alle spalle non sei un vero imprenditore. Allora, dove sta la verità? La verità probabilmente nell'atteggiamento mentale diverso da avere, un atteggiamento mentale propositivo verso il futuro. Sarà probabilmente tutto buio? Non lo sappiamo. C'è uno spiraglio di luce, e quello spiraglio di luce noi oggi vogliamo scoprirlo insieme a voi, vogliamo portarvi tante piccole scintille di gente, di ragazzi, di giovani come loro, che stanno provando a fare qualcosa e ci stanno riuscendo, magari anche passando da sconfitte per poi arrivare al risultato finale, al traguardo finale. Quindi in mattinata avremo una serie di messaggi su vari settori, su varie esperienze. Nel pomeriggio invece ci soffermeremo sugli strumenti che a voi servono per migliorare, per arricchire il bagaglio di esperienze. Quindi avremo 3 workshop, uno sul discorso curriculum vitae, selezione, colloquio. Ci sono forme moderne di curriculum vitae, poi vi verranno illustrate. Ci sono web e social network che voi conoscete e utilizzate. A proposito, noi abbiamo il live tweeting, qui abbiamo una zona social, quindi vi preghiamo di utilizzarla via Facebook e via Twitter con l'hashtag, il cancelletto Jobbing Fest e gli altri che poi vedrete sul programma. E quindi questi strumenti che voi utilizzate normalmente, su cui passate diverse ore della giornata, oggi possono servire per trovare lavoro, per cercare nuove opportunità. Vi spiegheremo anche queste. E poi vi diremo anche che ci sono
900.000 posti di lavoro nei prossimi 2 anni in Unione Europea legati alle professioni del web. Tutti siete un po' smanettoni, noi un po' di meno, l'età avanza, ma voi siete smanettoni e quindi sapete utilizzare benissimo il computer. Ci sono 900.000 posti nei prossimi 2 anni in Europa. Questo messaggio non passa, passa solo il messaggio che, ahimè, mediaticamente ci sono tagli, crisi e sconforti continui. Noi non vogliamo raccontarvi nulla di inventato, ma non vogliamo neanche dirvi che è inutile provarci, perché non è così. Ci sono tante storie lì, le abbiamo appese alcune che abbiamo trattato a Lavoradio. Sono giovani che hanno messo in piedi un'idea anche un po' folle e ci sono riusciti, anche dalla Basilicata. Vedremo ragazzi lucani che presenteranno delle idee. L'invito quindi è sempre provarci. Avrete sicuramente capito che sarà una giornata molto attiva, quindi non vi vogliamo sedere soltanto lì nelle vostre poltroncine, ma vi vogliamo assolutamente partecipi. Come fare? Adesso noi vi presenteremo diverse persone che si alterneranno, come vi ho detto prima, a parlarvi. Avranno un tempo limitato, però magari se avete già qualche domanda appuntatevela e magari avremo modo di scoprirla insieme. Potrò passare io con voi a sentire la vostra domanda attraverso questo microfono, o magari le tenete per la seconda parte dell'incontro, quando potrete avere un dialogo diretto proprio con chi sarà qui su questa pedana nel pomeriggio grazie ai workshop. Questo è Jobbing Fest, come avete visto è un evento della Regione Basilicata inserito nel piano di comunicazione del Fondo Sociale Europeo, che è un fondo che sostiene questo tipo di questa tipologia di idee, anzi è diventata la giornata annuale del Fondo Sociale Europeo per la Basilicata nel 2013. Prima del primo ospite che faremo salire fra un attimo, mi corre anche l'obbligo e il piacere di ringraziare la Commissione Europea, che doveva mandarci un video messaggio ma non è arrivato in tempo, ma ci saluta, ci augura buon lavoro Nicolas Gibert Morin, che è il capo Unità Italia per la DG Occupazione della Commissione Europea, che salutiamo perché ci sta guardando in streaming insieme a tutta la sua struttura. Ci augura un buon lavoro e quindi apprezza questa iniziativa, la sostiene, ed è importante avere il sostegno dell'Europa. Noi parleremo anche di Europa, delle prospettive che avrete in Europa e che approfondirete domani nel Job Days Eures.